Inaugurato giovedì 12 aprile 2012 il punto di accoglienza e informazione per un'età longeva e in salute. Alle ore 11 circa in via Venezia 45 a Taranto, la dottoressa Silvana Melli, direttore del distretto socio-sanitario di Taranto, ha tagliato il nastro, quindi ha avviato a tutti gli effetti questo importante servizio riservato in via sperimentale agli anziani del quartiere Solito Corvisea, che rappresenta per l'ASL di Taranto un luogo in cui le persone fragili possono incontrare operatori in grado di fornire loro risposte sulle corrette modalità di accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari. La natura dell'informazione punta anche all'umanizzazione dei rapporti tra azienda sanitaria e cittadini. Per la natura dell'intervento, gli operatori del centro sono orientati ad un approccio con l'utenza di natura pratica e poco teorica, al fine di poter fornire il più ampio numero di risposte efficaci. Il centro si propone di divenire un vero e proprio punto di riferimento per gli anziani soli, persone disorientate e affette da patologie croniche. Il centro prevede anche di fornire attività specialistiche ambulatoriali di medicina interna, ortopedia o reumatologia. L'accesso alle prestazioni resta quello consueto di prenotazione al CUP, Centro Unico di Prenotazione, su richiesta del medico di famiglia. Tra le attività vi è anche la programmazione di incontri individuali e di gruppo di supporto psicologico. Saranno inoltre avviati corsi di educazione motoria, corsi di educazione alimentare in soggetti sani o affetti da patologie. Il centro prevede anche di realizzare e distribuire opuscoli e guide informative sulle patologie croniche e su stili di vita appropriati. Il nuovo punto di accoglienza è il frutto della collaborazione tra il dirigente socio-sanitario di Taranto e le associazioni APMAR ONLUS, Associazione Pugliese Malati Reumatici, e SOS Alzheimer Taranto ONLUS. L'iniziativa è parte integrante dell'accordo siglato tramite apposita convenzione del 28 febbraio 2011 tra l'ASL Taranto e le due associazioni a seguito della presentazione da parte delle stesse del progetto Tarda Età. Il management aziendale dell'ASL di Taranto intende così promuovere e incrementare il principio della presa in carico globale e continua della persona che ha bisogno di cure. Il centro inaugurato va proprio in questa direzione, ma sentiamo cosa dicono gli operatori interessati. Tra viva signore messene di quest'atto benedetto, diciamo si inaugura in modo simbolico, però in effetti avete già cominciato il percorso, questo progetto di accoglienza e informazione per un'età longeva in salute. A chi è diretto? Allora, questa iniziativa nasce nell'anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra generazioni, e quindi l'anno 2012 è stato individuato in questo senso dall'Unione Europea. Quindi noi abbiamo due obiettivi prioritari. Prima di tutto lavorare insieme in maniera integrata col terzo settore e tutti i soggetti attivi del territorio che hanno come priorità di dedicarsi alla terza età, con l'intenzione prima di tutto di un'età longeva, quindi di prolungare quanto più possibile l'autosufficienza, prevenendo quindi la non autosufficienza attraverso l'attività motoria. Poi riuscire a dare delle indicazioni quanto più possibile coerenti con le situazioni socio-economiche per una buona educazione alimentare, anche legata alle singole patologie croniche. Poi un altro obiettivo prioritario, a cui ci tengo molto con i miei collaboratori, è quello di riuscire a far emergere il sommerso della terza età, quegli anziani che per un senso di pudore e di dignità personale non afferiscono, non chiedono niente, non si rivolgono ai servizi sociali o ai servizi sanitari. Noi vediamo sempre gli stessi anziani, sempre gli stessi soggetti, anche fragili, ma ce ne sono di più fragili che non escono di casa e che molto spesso vengono scoperti nel momento in cui vengono scoperti già deceduti nella loro abitazione in abbandono. Noi ci rivolgiamo ai parroci, ai condomini, a tutta la rete assistenziale, le associazioni dei pensionati, e quindi l'AUSL, l'ADA WILP, insieme a noi siamo un punto di partenza per lavorare tutti insieme per far emergere, per prevenire questi casi. Abbiamo bisogno di far uscire
di dedicarci a queste persone e facilitare i percorsi di assistenza sanitaria e sociosanitaria e quindi prenderceli in carico. Naturalmente io ringrazio l'associazione APMAR e l'associazione Stress Alzheimer che a titolo completamente gratuito ha fatto questo e anche la direzione strategica aziendale che ce l'ha consentito. Noi siamo qui, siamo una cassetta per gli attrezzi per tutti coloro che ci vogliono aiutare. Via Venezia? Via Venezia 45. Quartiere. Per longeva. E il quartiere indichiamo? Sì, partiremo sperimentalmente con gli anziani del quartiere e speriamo che da un'iniziativa positiva, essendo tante le risorse del territorio, riunendoci riusciamo a far creare altri siti. Parte questo progetto importante con l'ausilio di una struttura dove già operate come associazione. Quindi come vi inserirete in questo contesto, in questo interessante progetto? Il nostro inserimento è abbastanza corposo, perché questo è un progetto che prevede un servizio fatto proprio dalle associazioni, la nostra associazione persone con malattie reumatiche e l'associazione SOS Alzheimer in rete con l'ASL. Quindi il progetto partiva e partirà da oggi per un servizio di accoglienza e informazione su quelli che sono i servizi erogati dall'ASL. Sappiamo bene che l'ASL o comunque la sanità in generale, specialmente quella pugliese, è ormai in via di sviluppo, non abbiamo più una situazione come era quella di ieri o dello scorso anno. Quindi persone con patologie croniche, persone con una certa età hanno bisogno di essere accompagnati per mano verso questi nuovi sviluppi di possibilità di cura. Quindi noi all'interno di questo progetto siamo attori principali insieme allo stesso livello, insieme all'ASL e insieme a SOS Alzheimer Taranto. Cosimo Lopresto, cosa significa lavorare in rete in questa iniziativa che parte questa mattina in aiuto di chi ha problemi di salute, in particolare quegli anziani soli e che magari non sanno dove andare per chiedere lumi circa la loro salute non certo buona? Ecco, questo progetto per noi è un progetto che abbiamo desiderato e sposato da ben subito, da circa un anno era diciamo in cantiere per farlo partire, realizzare ecco, questa sorta di sportello per la fragilità. L'importanza di questo per noi che assume diciamo, questa apertura di questo sportello è proprio come diceva prima lì, proprio la volontà di entrare nelle famiglie e diventare il punto vero di riferimento tra le istituzioni e la famiglia, il mondo del volontariato al centro come coordinatore di, diciamo, dei bisogni e dei servizi. Ecco, come dico sempre, l'associazione in questo momento è la voce di chi non ha voce, dei senza voce, quindi essere il punto vero di forza per i bisogni legati alle assistenze, alle necessità legate alla demenza senile precoce o Alzheimer. Quindi l'associazione si mette in gioco nuovamente in un discorso abbastanza per noi importante, visto che questo progetto delle fragilità sponsorizzato e voluto anche dall'ASL non ci dà altro che ci dà forza, come si dice, e ci dà quell'energia in più che già avevamo, ma ci dà qualche cosa in più per andare avanti e diventare realmente una realtà sul nostro territorio come assistenza per i malati di Alzheimer. Quindi in via Venezia 25, Venezia 45, chiunque si avvicina a voi, SOS Alzheimer, trova davvero un SOS, una ciambella di salvataggio? È proprio questo il simbolo, sì, è proprio quello che sta dicendo lì, confermo, troverà la ciambella, chiunque diciamo, dovesse avere bisogno, necessità, l'associazione è a disposizione non solo a livello psicologico, ma anche come porta anche un nostro piccolo dépliant qui, la carta dei servizi, daremo sostegno psicologico, legale, disbrigo pratiche, visite specialistiche anche geriatriche con difficoltà legate a queste persone e anche eventualmente per persone diciamo
sfortunate in carrozzina, offriamo anche un servizio di trasporto, naturalmente è da concordare con la famiglia. Ma la cosa più importante che ci tengo a far sapere è che noi il 27 di questo mese, vorrei che questa data fosse, diciamo, una data che... diciamo, 27 aprile? Aprile, sì, 27 aprile di questo mese firmiamo un grossissimo impegno con il Fate Bene e Fratelli di Roma. Firmiamo il nostro primo protocollo d'intesa affinché tra noi l'Associazione Sessa Zara e il Fate Bene Fratelli di Roma, Isola Tiberina, nasca un'intesa in un progetto che si chiama ETEBA, teleassistenza per i malati di Alzheimer. Quindi vi invito il 27 a ricordare di aprile alle ore 11 e naturalmente metteremo anche, inviteremo le testate giornalistiche e tutte quante a partecipare. 27 per la presentazione di questo progetto affinché possiamo essere veramente più incisivi ed entrare nelle case. Sì, grazie.